È una Coppa Agostoni d'altri tempi, quella targata 66, edizione 2012, che ha premiato quest'oggi Emanuele Sella. Un campione ritrovato che ha dato vita ad una fuga delle sue in compagnia del solo Fortunato Bagnani. Venerdì 17 non porta sfortuna per questi due veterani del pedale. La loro azione, partita quando di chilometri al traguardo ne mancavano ancora tantissimi, è giunta sin sulla fettuccia bianca dell'arrivo. Passaggio storico sul Ghisallo e poi un finale incandescente con un manipolo di corridori capitanati da Di Luca e Visconti che hanno tentato di recuperare il gap accumulato in precedenza. Niente da fare, finale a due e vittoria di Emanuele Sella. Ma andiamoci a gustare le immagini più belle di questa Coppa Agostoni. Mattia Cattaneo, la prima da professionista è passata, quali emozioni? Ah, sicuramente tanta emozione ieri, è andata bene, dai, sono contento, oggi è un po' più impegnativa, vediamo di far bene. Matteo Busato, la vittoria non è poi così lontana, Sasha Modolo, tuo ex compagno di squadra, ieri si è aggiudicato la Coppa Bernocchi. Sì, diciamo che lui è già un po' di anni che è pro, quindi è un po' diverso, però visto che non sono proprio così lontani, sai, vincere è dura. Però magari arrivare davanti non è così impossibile. Giovanni Visconti, la Coppa Agostoni è una corsa speciale anche per te. Oggi si tenta il bis. Sì, sarebbe sicuramente bello iscrivere il mio nome per la seconda volta in una gara così importante. Sicuramente sarà dura con questo caldo. Io l'ho vinta con un altro tipo di percorso, però non lo so. Vediamo se riusciamo ad arrivare in pochi all'arrivo e magari fare una buona volata. Danilo Di Luca, dopo la vittoria del GP Nobili, ora il Trittico Lombardo. Una stagione che sta per decollare. Ma è una stagione abbastanza positiva, peccato per non aver corso il Giro d'Italia, però in questo finale di stagione ho raccolto già due vittorie, speriamo di continuare su questi livelli, la condizione è buona, oggi può essere già una giornata importante. Oscar Gatto, Trittico Lombardo, ieri è iniziato, oggi la Coppa Agostoni, una corsa speciale anche per te. Ma diciamo che ieri mi aspettavo di raccogliere qualcosa di più, vista anche la condizione che secondo me non è per niente male. Oggi è una corsa che mi piace il percorso. L'anno scorso sono arrivato terzo, quest'anno mi piacerebbe migliorare. Emanuele, una rivincita che ci voleva? È una vittoria importante per me, per la squadra, è un periodo che pedalavo bene e oggi abbiamo fatto una grande corsa veramente. Penso che corse come oggi se ne vedano pochi negli ultimi tempi, attaccare così da lontano e arrivare, penso. Abbiamo fatto un bel numero sia io che Fortunato. Gianni Savio, Emanuele Sella, un uomo ritrovato. Sì, un uomo ritrovato, veramente noi non l'abbiamo mai perso, nel senso che gli abbiamo sempre accordato fiducia. Ha corso molto molto bene Emanuele Sella, hanno corso bene tutti i ragazzi, io faccio i complimenti indistintamente perché hanno praticamente realizzato
la strategia che avevamo stabilito stamane nella riunione tecnica. Sono stati presenti in tutte le fughe di giornata e soprattutto sono stati importanti José Serpa e Carlos Ochoa a frenare praticamente l'inseguimento del gruppetto inseguitore, dove ci sarebbero stati Di Luca e Visconti, naturalmente con grandi credenziali di poter vincere perché molto veloci.